Amiche e amici di Eleven Sports, benvenuti al Palavis. Gianmarco Di Ralongo che vi augura una buona serata. Quindicesima giornata di Serie A Beretta, derby Trentino Alto Atesino, tutto regionale tra Pressano Cassa di Trento e Sparer Eppan. Sergio Mattarella bis, noi siamo pronti per una scorpacciata di palla a mano. Qui al mio fianco c'è Francesco De Vigili. Franz, impressioni ed aspettative di questa partita. Benvenuti a tutti i telespettatori di Eleven Sport, benvenuti ai nostri tifosi. Non siamo ancora molto numerosi qua al palazzetto per ovvi motivi. Buona palla a mano a tutti. Partita oggi combattutissima e incerta. Vedete le squadre fare il proprio ingresso in campo. Adesso è il Pressano con l'insolita tenuta ospite, maglia nera con inserti gialli, mentre gioca con la divisa casalinga la Sparer Eppan giallo-blu. I Leoni di Appiano, allenati da Milan Gagovic, si salutano proprio adesso dirigenti e tecnici Sandro Fusina, poi Alen Fadanelli ed Adriano Chiste sulla panchina dei gialloneri padroni di casa. C'è invece Otto Forer in panchina come dirigente per l'Eppan. Dirigeranno l'incontro due donne che sono Merisi e Pepe. È quasi tutto pronto, ultimi consigli tra atleti, allenatori, si scambiano adesso il pugnetto i tecnici del Pressano e i direttori di gara. È veramente prossimo l'inizio del match, ultime indicazioni. Eppan che si presenta ai nastri di partenza con una novità, quella di Nicola Stankovic, terzino che rileva il partente Starolis. Starolis che ha rescisso consensualmente il contratto proprio con gli altoatesini per tornare in Lituania e operarsi alla spalla. Il suo posto è stato preso da questo terzino serbo classe 99 che viene dallo Spartak Subotica, Serie A serba di pallamano. Sontacchi stringe il pallone all'andata, è stato lui uno dei migliori, 9 reti, 10 per Alessandro Dallago. Il Pressano che sembrava averla persa, sempre sotto, a pochi minuti dalla fine ha agguantato il pareggio e poi addirittura quasi è riuscito a vincerla. Un punto anzi gettato per l'Eppan, un punto conquistato per il Pressano nell'unica partita sinora macchiata di Nico Loizos. Sì, hai detto bene, partita all'andata, noi eravamo presenti, io mi permetto di dire gettata alle ortiche dalla Piano, perché a 3 minuti dalla fine era in vantaggio di 3 reti e partita che quasi alla fine riuscivamo quasi anche a vincerla. È andato benissimo il pareggio, protagonisti Sontacchi e Dallago che effettua il primo tiro, è parato da Raff, parte la Piano. Appiano che è stato superiore in tutta la prima parte della partita all'andata e oggi siamo molto curiosi di vedere Jakmet lanciato in contropiede, seconda parata di Raffel. Squadre che naturalmente si presentano, è un po' un rientro in campo, la prima partita per tutte e due le squadre. Siamo molto curiosi di vedere come sono le condizioni delle due squadre. Adesso attacca l'Eppan che ha l'occasione per portarsi in vantaggio, è trascorso un minuto, sinora 3 tiri, un palo e 2 parate. Porte inviolate, attenzione Lazarevic, lo scambio con Starcevic, poi il pallone ritorna proprio tra le mani di Uros Lazarevic, ex Brixen si ferma, però il tempo è l'arbitro che va a redarguire Slipcevic e Dallago perché si stavano trattenendo per le maglie.
Nel frattempo ragiona Branch sulla soluzione migliore per cercare di andare a rete. C'è addirittura adesso il taglio dell'ala, Simon Singer va in doppio pivot, però sale in cattedra Nicolò Izos, che ricomincia da dove aveva terminato contro Trieste. Vittoria per 22-19 dei gialloneri, con una parata Nicolò Izos salva la porta, e Pressano che adesso si riversa dall'altra parte del campo può attaccare. Jansson gestirà questa azione, lo scambio con Fadanelli, poi c'è Dallago ancora per lo svedese, ritorna sempre da Alessandro Dallago il pallone, Fadanelli adesso il cambio di direzione, poi Dallago incredibile cambia versante, pallone in mano a Lazarevic, ma ha subito un fallo la gazzella di mezzo corona, quindi Pressano ancora in attacco. Giro palla adesso molto consistente, il Pressano cerca aggressività. Jakemet il taglio, si andrà a piazzare ancora Jakemet per Dallago, si alza il braccio del passivo, Pressano che deve concludere, già il terzo passaggio, Fadanelli, Dallago il palo, ma proprio Alessandro Dallago riprende il pallone e questa volta sigla la prima rete del match. Terzo minuto, 1-0 per il Pressano, attacca e poi qui Francesco Dallago aveva già recuperato pallone che finisce nel dominio però giallo-blu, quindi Eppan che riesce a recuperare, vedremo come proseguirà l'azione. Branch, Lazarevic attacca proprio su Jansson, occhio qui al taglio di Slipcevic che era uscito, poi Lazarevic serve il compagno, pallone che rimbalzo, Brock riesce a recuperarlo e poi ottiene un fallo. Sinora squadre molto contratte, soprattutto in fase realizzativa. Squadre molto contratte, molto interessante da parte della Piano il cambio attacco-difesa tra il pivot Slipcevic, che vi ricordo che all'andata mancava per nostra fortuna, perché secondo me è un grandissimo pivot. Cambio tra Slipcevic e Widenhofer che difende come secondo. Dobbiamo un po' approfittare di questa situazione se riconquistiamo il pallone. E alla Piano manca Starolis che all'andata ci aveva messo in grosse difficoltà. Io pensavo che il nuovo acquisto partisse dall'inizio, invece di questo avviso non è l'allenatore Gagovic, che sicuramente non sa più di me, è partito dalla panchina Stankovic e al suo posto come centrale Branch, che fa sia la fase d'attacco e di difesa. Jakemet, Fadanelli, Dallago ritorna da Jansson che vede Fadanelli, ancora lo stesso scambio di prima, Jakemet però ritorna nel suo corner mentre Jansson attacca lo spazio, Fadanelli per Dallago che ha provato a cercare Alberino che era libero, però è stato chiuso in anticipo dalla difesa a Pianese e nel frattempo cartellino giallo per l'Appiano. A subire l'ammonizione è stato Alex Widenhofer, che come ha anticipato Francesco entra sì, per adesso solamente in fase difensiva, mentre Jansson stringe il pallone, Sontacchi dal lago si alza il tiro, palla che esce fuori, subito in contropiede Eppan con Singer che beffa con un pallonetto morbido Loizos, 1-1. Emozioni che non tardano ad arrivare, però sinora sono già tre i legni colpiti, due dall'Appiano, uno dal Pressano, segno che gli attacchi sono un po' condensati e sicuramente dovranno migliorare la mira, Francesco. Sì, certamente la fase d'attacco un po' è la più difficile da registrare, soprattutto qua c'è un, secondo me c'è un brutto fallo su Alberino, vediamo la decisione dell'arbitro che dà un fallo da 9 metri, il tiro è stato effettuato dopo il fischio dell'arbitro. Palla ancora al Pressano, attacca Dallago contro qua Fadanelli, buca la difesa e qua è un rigore netto, molto bravo Nicola Fadanelli a bucare letteralmente la difesa della Piano e a procurarci il primo rigore di questo girone di ritorno. A te Gianmarco.
Fadanelli che ha cercato anche la giocata, era certo di subire il fallo, però nel caso avesse segnato sarebbe stato un bel gol. Alberino dai 7 metri, palla sotto il 7, 2-1. E Gagovic che nel frattempo dà consigli difensivi a Lazarevic, leader della retroguardia a Pianese. Uros Lazarevic, classe 83, come dicevamo, in Italia ha giocato al Brixen e all'Ancona, si è tolto anche la soddisfazione di vincere uno scudetto in Iran con Sabzevar. Nel frattempo 2-2, botta e risposta tra Eppan e Pressano. Fadanelli cerca ancora l'inserimento, fermato però da Lazarevic e Widenhofer. Dai 9 metri sontacchi per Fadanelli, regista ma anche cuore di questa squadra, giovanissimo Nicola Fadanelli, ormai è un punto di riferimento, però un faro, mentre Jansson la botta, e qui Lazarevic fantastico, un muro pallavolistico a fermare la conclusione di Niklas Jansson. Ancora Jansson che perde palla, recupera Fadanelli, nel frattempo si alza il braccio del passivo, deve concludere Pressano. Jansson, ancora lui, c'è Sontacchi libero, poi conclusione un po' velleitaria, peccato perché Sontacchi da lì si sarebbe potuto girare comodamente e da quella posizione difficilmente sbaglia. Qui dal lago cerca di intercettare il pallone, aveva colpito con la caviglia, attenzione all'Eppan che attacca con Starcevic, c'è il contropiede di Jakemet, Jakemet velocità, attacco felino di Gabriele Jakemet, 3-2, graffia ancora l'ala sinistra del Pressano. Lazarevic cerca di rispondere immediatamente, l'Eppan sinora ad ogni rete del Pressano e corrisposta immediatamente una degli altoatesini, Starcevic, il pallone per Branche, infatti 3-3. Sontacchi riparte subito in velocità il Pressano con Nicola Moser, attenzione dal lago, ancora una parata fantastica però di Christian Raffel, ed Eppan che riparte ma dal lago stasera in difesa veramente impenetrabile. Alberino, Alberino può andare da solo, cerca Starcevic di fermarlo, ha cercato lo sfondo, in realtà ha disturbato con quell'azione, ma Raffel ha chiuso lo specchio della porta, adesso in difficoltà perché Alberino non è ancora in una difesa, infatti Eppan ne approfitta per segnare il 4-3, primo vantaggio dei gialloblu con Singer. Qui il Pressano poteva fare sicuramente meglio, forse Alberino poteva aspettare che i compagni accorressero un po' in supporto. Sì, lì è molto difficile aspettare, soprattutto un'ala, un contropiedista come lui, ha cercato di liberarsi, è arrivato un po' senza energia, ha scaricato un brutto tiro, comunque Branch è arrivato alla quinta parata, avete sentito bene, quinta parata per l'estremo difensore della Piano, palla da lago, che ancora il palo a dirgli di no, a Piano lanciato in contropiede e ha sbagliato il lancio su Oberau, riparte la squadra giallonera, fasi un po' concluse, non una bellissima palla a mano, d'altronde noi veniamo da due settimane di europei e veniamo da due settimane di europei, fischio giusto dell'arbitro, sfondamento di Jansson che non è partito decisamente bene in questa partita. Jansson molto contratto, certamente non ha aiutato il Pressano, il turno di sosta forzato in virtù del rinvio del derby con il Bolzano, e sicuramente non hanno aiutato nemmeno i quasi 40 giorni di riposo per la sosta natalizia. L'ultimo match risale infatti al 19 dicembre, abbiamo ricordato prima la vittoria per 22-19 contro la Pallamano Trieste. Nel frattempo attacca Stankovic, entrato in campo, palo colpito dall'Eppan, Sontacchi per ristabilire il pareggio, 4 pari. Esulta il Palavis, esulta soprattutto la panchina guidata da Alessandro Fusina. Pressano che tira un sospiro di sollievo,
perché affanna in attacco, ma oggi in difesa sembra veramente distratto Francesco, e sicuramente dovrà migliorare qualcosa se vorrà vincere questo match importantissimo, perché davanti le altre scappano e soprattutto il Fasano non resta a guardare. 45-29 a Carpi. Fasano che ormai è capolista sempre più indiscussa di questa Serie A Beretta. Nell'altro anticipo della quindicesima giornata è stato il Merano a vincere sempre in terra modenese, però contro il Secchia, 33-27. Merano che ovviamente guarderà con maggiore interesse questo match, perché Eppan e Pressano sono lì vicini in classifica, ma soprattutto perché il Pressano è il prossimo avversario dei Diavoli Neri. Venerdì 4 febbraio, quarto di finale di Coppa Italia, Pressano-Merano. Nel frattempo dai 7 metri Starcevic contro Simone Fadanelli. 4 pari, 12° minuto, Fadanelli para rigori, vedremo se confermerà il trend. No, perché Starcevic non si fa intimidire, e la piazza in basso a destra. 4-5 al momento il risultato. Fadanelli con Jansson cercano di chiarirsi sulla tattica da adottare. Nel frattempo Fadanelli scambia la posizione con Dallago, ritorna nel ruolo di centrale, Jansson lanciato, c'è Dallago che ha cercato Sontacchi e poi compie passi. Attacco sfumato per i gialloneri, ha cercato la ripartenza veloce Leipan, però non era regolare. E quindi si riparte dalle mani di Christian Raffel, mentre già schierato tutto in attacco Leppan, Slipcevic tenuto stretto da Moser e Sontacchi, è uno delle principali bocche di fuoco. Attenzione Stankovic, ancora Lazarevic marcato adesso a uomo praticamente da Alberino. Nel frattempo si ferma il gioco, 2 minuti di sospensioni a Gabriele Sontacchi, ha strattonato Slipcevic, era irregolare il tentativo di tirare la maglia di Gabriele Sontacchi e quindi è stato sanzionato. Attenzione a Lazarevic. Lazarevic che si tiene alto, attenzione perché probabilmente si alzerà in tiro, invece no, serve Stankovic. Stankovic poi compie sfondamento su Dallago. Ancora una volta bravo Alessandro Dallago in difesa. Francesco, da un colosso come lui il Pressano può solo apprendere, ma soprattutto deve dare quella forza che gli consenta di recuperare questo svantaggio minimo, ma che ovviamente non va sottovalutato, perché la partenza del Pressano è stata differente rispetto agli altri match. Sì, la partenza di questa prima, tengo a sottolineare, partita dopo un mese di stop, è molto difficile la prima partita. Dallago è l'anima di questa squadra, ha sbagliato 3 gol, però ha infilato 2 contropiedi vincenti, ha fatto segnare, ha segnato, ha sfruttato uno sfondamento, è un giocatore che diventa sempre più completo. Qua c'è un brutto fallo secondo me su Fadanelli, e permettetemi, questa volta non sono d'accordo con l'arbitro, perché non so se si è dimenticata il cartellino prima sul fallo di Sontacchi. Allora i cartellini gialli ci sono perché li ha utilizzati in questa maniera. Comunque concentriamoci sul gioco, anche per noi è la prima partita da commentare da un bel po'. Pressano che mi sta più piacendo in questa fase, che gioca uno in meno, e Dallago ci leva le castagne dal fuoco, 5 pari. Pesca dal cilindro, una giocata fantastica Alessandro Dallago, 5 pari, come ha sottolineato proprio qui Franz. E adesso occhio all'attacco, perché è ritornato Sontacchi e qui Fadanelli recupera il pallone nel tentativo di non invadere l'area, però l'ha passata praticamente a Stankovic e quindi
Eppan che ha la possibilità di rimediare all'attacco sfumato in precedenza. Taglio di Singer, doppio pivot per l'Eppan. Occhio all'Lazarevic che si infila tra le maglie giallonere, però compie passi e quindi sciupa un altro pallone l'Eppan. Dal lago riparte. E attenzione dal lago, rete ancora dal lago. 1-2, ma soprattutto sorpasso. 6-5, qui parte Oberrauch. Oberrauch praticamente sbaglia, tira alto sopra la traversa, ma ottiene qualcosa di più importante che è fallo e soprattutto superiorità numerica. Parità che era stata appena riconquistata dal Bressano dopo che Sontacchi ha scontato i 120 secondi di punizione in panchina. Bressano che deve abbandonare adesso Jansson per due minuti e soprattutto giocherà con un uomo in meno. Cercherà la rivincita Fadanelli dai 7 metri. Facchinelli, perdonatemi, Facchinelli contro Starcevic, seconda parte, e questa volta è più fortunato Facchinelli perché la palla scagliata da Starcevic colpisce la parte alta della traversa ed il confronto adesso è di 1-1. Facchinelli che non si muove assolutamente allo specchio della porta, lo occupa però interamente con il suo corpo e induce all'errore Starcevic. È stato molto bravo perché non è caduto nella finta di prima subito ha alzato un piede e Starcevic l'ha infilato. Questa volta è riuscito a stare fermo, botta di Starcevic però sopra la parte della traversa. Ora Bressano che gioca senza portiere, solito cambio che fino a questo momento è sempre riuscito molto bene. Sarà Jakemet ad uscire eventualmente, speriamo di realizzare questo attacco che è molto importante. Ancora inversione, palla Alberino, dal lago molto ispirato e gli fischiano infrazione di passi. 6-5 per Bressano, fasi ripeto molto molto confuse. Palla persa dal Bressano, vedremo se ne approfitterà l'Eppan per andare a pareggiare i conti. Occhio qui perché il pallone di Singer viene parato con una mano da Nicolai Zos che si esalta. Forse la conclusione di Singer poteva essere migliore, l'angolo certamente non era ampissimo, però il tentativo sul primo palo a cercare di destabilizzare l'estremo difensore ellenico non è andato a buon fine e Nicolai Zos certamente non si fa intimorire da questi tentativi e ha parato, ha piazzato l'ennesima parata di questo campionato. Nicola Moser adesso in posizione di terzino sinistro, si alterna con Jakemet, poi ancora Nicola Moser che addirittura si invola. Fadanelli in rete, 7-5, insiste e persiste ma soprattutto conquista il doppio vantaggio. Nicola Fadanelli che adesso si alterna con Jansson che ritorna, ha scontato i 2 minuti di sospensione il gigante svedese, che sicuramente dovrà farsi perdonare nella restante parte del primo tempo e soprattutto nel secondo. 7-5 risultato. Lazarevic, ancora un fallo di Lazarevic, ancora una volta passi, ancora Jakemet, Gabriele Jakemet tutto solo davanti a Raffel Graffi, ancora un attacco felino di Gabriele Jakemet. Nel frattempo si ferma il gioco, chiamato timeout l'Eppan. 8-5. Soprattutto c'è da registrare il momento positivo del Bressano che ha piazzato un parziale di 4-0, Francesco. Hai detto bene, hai detto benissimo. Sono entrati in partita due vecchietti della squadra, mi riferisco a Fadanelli e Sontacchi, e questi sono i risultati. Quando quei due cominciano a giocare qua è dura per tutti. Poi bellissima parata di Loizo su Singer galvanizzato, aveva segnato 2 su 2 il 100%, si è fatto ingolosire, l'angolo era abbastanza ampio, lui è stato molto bravo a fargli vedere un angolo e poi a chiuderlo. Una parata spettacolare da rivedere soprattutto per i portieri più giovani, bellissima parata,
Cos'è successo? È successo che Lapiano è un po' confuso nelle ultime fasi d'attacco. L'ingresso di Stankovic fino adesso non ha dato i frutti sperati. Vediamo che il mister della Piano ora leva Lazovic, autore delle ultime due palle perse, anche se devo dire la verità non sono molto d'accordo con l'arbitro, secondo me non c'era nessuna infrazione di passi, però questo è il mio pensiero che sicuramente è sbagliato. Parlavi dei due vecchietti, per fortuna mister Fusina in panchina può contare sull'apporto di un giovanissimo che proprio ieri ha festeggiato il compleanno e ha spento 38 candeline, il capitano Alessio Giongo, ce lo ricorda anche uno striscione affisso qui sulle tribune del Palavis. Nel frattempo attacca Stankovic, servito Slipcevic da Sarcevic, ma viene ribaltato il possesso, il Pressano aveva recuperato il pallone, il direttore di gara ha ravvisato un tocco di piede, se non sbaglio proprio di Kaspar Jansson, e quindi Eppan può rimediare all'errore. Attenzione perché Oberrauk riconquista il pallone e qui viene colpito accidentalmente al volto da Jansson in uno scontro fortuito di gioco. Viene fermato il gioco, attenzione, nessun provvedimento però per Jansson. In effetti il tocco era stato involontario, i due si stavano avvinghiando sul pallone, si sono scontrati. Starcevic per Branch, ancora Starcevic, Stankovic cerca l'attacco e trova la prima rete nella serie a Beretta. Nicola Stankovic, vale l'8-6. Siamo giunti ormai al 20° del primo tempo. Nicola Moser adesso lascia spazio a Nicola Fadanelli. Fadanelli scambia qualche veduta con Jakemet. Jansson gira ancora palla al Pressano, sale Jakemet. Attenzione a Fadanelli. Nel frattempo Jakemet si piazza a doppio pivot, dal lago si alza a finta di tiro, poi qui qualche indecisione, Jansson per fortuna recupera il pallone, attenzione dal lago, si alza anche il braccio del passivo, dal lago in rete sotto le gambe di Raffael, 9-6. Qui dal lago salva un po' la baracca, il Pressano era andato in confusione, per fortuna che c'è la gazzella. Attacca ancora Leppan. Starcevic, rientra Slipcevic, dovrebbe contare di più sul proprio pivot che all'andata non è stato del match, ma che comunque sinora ha realizzato una gran quantità di reti. Parlavamo proprio di reti segnali all'Eppan, c'è la settima dell'incontro, ma è un'officina del gol l'Eppan, che sinora ne ha realizzate ben 362, più le 7 di stasera 369, una media di 30,16 reti a partita, che ne fanno il terzo attacco della Serie A Beretta 21-22. Leader è Uroš Lazarević con 85, seguono Oberrauk con 62, Starcevic con 58 e purtroppo Starolis che ha abbandonato l'Eppan, ricordiamo, per motivi di salute, che aveva collezionato ben 54 realizzazioni. Nel frattempo due minuti di sospensione che vengono inflitti a Thomas Branch. Parlavamo del terzo miglior attacco del campionato, certamente dobbiamo registrare anche la miglior difesa della Lega, che è quella del Pressano, sono solamente 23,75 le reti subite a partita dalla truppa di Sandro Fusina, mentre Alberino colpisce la traversa. Ed Eppan che adesso però ne deve approfittare assolutamente, perché potrebbe ridurre lo svantaggio a solamente una rete, e ne approfitta Gagovic perché rientra adesso Lazarević in campo. Dopo Lazarević che punta Jansson, mentre Moser cerca di imbrigliare Starcevic. Adesso si alternano nelle posizioni gli uomini
di Gagovic. Qui Slipcevic, incredibilmente davanti al portiere nella sua posizione preferita, sbaglia, riparte Presciano. Qua si poteva giocare un uno contro uno, non si è accorto Fadanelli della superiorità nella nostra parte sinistra d'attacco. Ora dobbiamo punirli perché siamo uno in più. Palla Jansson che non è credibile nell'attacco, palla da Lago, palla ancora dal Berino in angolo, e questa volta infila la rete dopo due conclusioni sbagliate. Questo è il primo gol su azione di Alberino, che ne aveva messo a segno uno dai 7 metri. Rete estremamente fantastica quella di German Alberino, che si gira su se stesso, fa una giravolta che nemmeno Don Lurio, e realizza il 10-7 per il Pressano. Non molla Eppan, adesso maggiormente invogliato a segnare perché rischia di far scappare il Pressano, e certamente non sono questi gli intenti degli altoatesini. Attenzione però a starci, ci si alza anche il braccio del passivo, deve concludere l'Eppan, conta forse su Lazarevic come finalizzatore. Attenzione per Rau, che rete dell'Eppan, 10-8, si libera veramente bene Oberrauk, era imbrigliato l'Eppan, ma per fortuna c'era la sua ala destra che ha salvato Capra e Cavoli e ha trafitto Nicolaizos. 10-8, attacca il Pressano, Jansson, Fadanelli, Sontacchi, serve dal Lago che vede Fadanelli, qui Fadanelli compie passi e adesso opportunità per Eppan. Lazarevic nasconde la mano per chiamare lo schema, dialoga proprio con Stankovic, ricordiamo sia Lazarevic che Stankovic sono serbi, per quanto poi Lazarevic in realtà abbia anche la nazionalità, la cittadinanza italiana. Lazarevic, prossimo ai 39 anni, eppure è sempre decisivo, giocatore con un'esperienza, con un bagaglio alle spalle enorme, cresciuto nella metalloplastica Sabaz, che ricordiamo è una delle squadre che durante gli anni 80 hanno conquistato la Coppa dei Campioni. Attenzione, Alessandro Lalago in contropiede, 11-8. Parlavamo di Lazarevic, però Sandro Lalago non è da meno, è sotto con uno scatto fantastico, ha realizzato in contropiede la rete che è valsa l'11-8, ma risponde prontamente l'Eppan, 11-9. Pressano che ha abbassato leggermente il ritmo adesso, Franz. Sì. Sicuramente non siamo al 100% della condizione, dovevamo abbassarlo un po' il ritmo. Mi sta piacendo molto Stankovic, partito un po' in sordina, ma fino adesso 4 tiri, 3 reti, e gli ultimi 3 li ha tutti infilati, non da meno dal Lago che è alla quinta rete. Qua c'è una magia di Sontacchi che senza neanche girarsi infila la rete giallo-nera, 12-9 su assist dello stesso Dallago. Noi dobbiamo utilizzare di più Sontacchi, non mi stancherò mai di dirlo. Primo pallone a Sontacchi e rete. Forze fresche per l'Eppan, entra in campo Omar Santinelli, lui che è un girovago della Serie A, ha vestito le maglie di Mezzo Corona, Malo, Siena e Gaeta, si schiera come terzino sinistro, poi il cambio di direzione e poi lo scambio di posizione con Stankovic che cerca la conclusione, para facile Loizos, la palla finisce però al lato e quindi riparte ancora l'Eppan, e qui Santinelli ha gestito bene il pallone con lo scambio per Lazarevic che poi fallisce, ma occhio alla presa di Moser, recupera il pallone Jakemet, ha cercato la conclusione sul primo palo, chiuso bene però da uno sontuoso Christian Raffel. Attenzione qui,
fallo commesso dal Lago, ha cercato di sborsare la ripresa e soprattutto l'attacco veloce dell'Eppan, ha fermato Stankovic in maniera irregolare ma ha consentito alla difesa di piazzarsi sulla linea dei 6 metri, anche se poi il Pressano adesso sta difendendo un po' più alto, addirittura sulla linea dei 9 metri, perché questa difesa aggressiva cerca di disincentivare l'Eppan ad attaccare e soprattutto deve chiudere bene gli spazi, perché Franz oggi è proprio sugli spazi che sta attaccando l'Eppan. Sì, sta attaccando abbastanza bene, noi stiamo difendendo molto, secondo me stiamo difendendo molto bene su Lazarevic, che fino adesso non ha messo una rete nel tabellino, l'andata mi sembra che ne aveva fatte più di 10 se non mi ricordo male, stiamo difendendo molto bene su di lui, in punta c'è sempre un uomo, c'è sempre la copertura, molto bene, da qualche parte dobbiamo mollare o su Brans o su Stankovic o sulle ali, comunque li stiamo mettendo in grandissima difficoltà. Momenti di riflessione, momenti di condivisione, momenti di consigli. Arrabbiatissimo Gagovic, che non è soddisfatto della prestazione dei suoi, e come sottolineava Franz, sicuramente si aspetta qualcosa di più da Uroš Lazarević, che non è solo il gota di questa squadra, non è solo l'elemento migliore, ovviamente ci si aspetta tanto anche da Nikola Stanković, che proviene da un campionato sicuramente competitivo e sicuramente dovrà dare quel che ha dato Sarolis, forse qualcosa anche di più, perché l'Eppan, ricordiamolo, ha concluso il girone d'andata all'ottavo posto e chicca della chicca, praticamente sia Pressano che Eppan affronteranno Fasano e Merano, scusatemi, ovviamente invertite, perché Fasano sarà l'avversario della Coppa Italia per quanto riguarda il quarto di finale dell'Eppan, mentre sarà l'avversario della quarta giornata, che sarà alternata alla terza il 12 febbraio qui proprio al Palavis, scenderanno in campo i campioni d'Italia. Pressano, che come abbiamo ricordato prima, ai quarti di finale di Coppa Italia, Final 8 di Salso Maggiore in programma dal 3 al 6 febbraio, affronterà il Merano, mentre poi Eppan affronterà il Fasano, e in Coppa Italia il Merano, mentre segna ancora una volta il Pressano, vola sul più 3. Subito in rete il Pressano. Sì, è molto bene, con un bellissimo gioco ben orchestrato dal nostro mister, buon time out. Ora io non è che voglio invitare Lazarević a mettersi in difficoltà, ma stiamo difendendo veramente molto bene su di lui. Ora vediamo ancora la difesa giallonera e la grande ennesima parata di Nikos Loizos, ben aiutato dalla nostra difesa comunque. Male Jansson in attacco, ma molto bene in difesa, sta registrando lui, bisogna dar merito anche che siamo la miglior difesa del campionato e questo va dato atto a questa giovane difesa, a questa giovane squadra trentina. Linea verde che prosegue anche in attacco. Occhio a Fananelli, che si insinua tra le maglie giallo-blu e realizza il 14-9. Sprint finale dell'Eppan, che cerca almeno di ridurre lo svantaggio. Qui Lazarević trova la rete, il gioco però è stato fermato prima, mancano 4 secondi, il tempo scorre, deve affrettarsi a concludere l'Eppan, e adesso sarà tiro franco. Si schiera sui 6 metri ben salda. Attenzione, non vorrei portare male, Lazarević fino adesso è a 0 reti, non vorrei che infilasse la prima adesso. Una prima rete che potrebbe essere spettacolare. Nel frattempo si consulta i direttori di gara, si lamenta il mister
soprattutto si lamenta Christian Raffel. Si lamenta Leppan perché per regolamento non si potrebbe cambiare, sostituire l'uomo. C'è un po' di maretta, confusione, qui Fadanelli intercetta il pallone, tira un sospiro di sollievo anche Loizos che si era buttato sul primo palo e osserva il pallone defilare alla sua destra. Pallone che finisce sul fondo, risultato che rimane invariato sul 14-9, proprio su questo score. Noi vi diamo un buon intervallo, ci rivediamo qui tra 10 minuti per goderci questo spettacolo che è la Serie A Beretta.
La sapiente regia di Marino Osti inquadra il fischio inizio della ripresa di Pressano Eppan con i gialloblu in attacco che devono recuperare 5 reti. Attenzione adesso a Starcevic, attacca. È stato un breve inconveniente tecnico, ma adesso potete vedere Eppan che attacca. Attenzione qui a Sniffle, si gira. Che parata però di Loizos, che la blocca in seduta. Bellissimo però il tentativo di Sniffle, che si era girato molto ma molto bene. Fadanelli dal lago, ancora Fadanelli a orchestrare la manovra offensiva del Pressano che si porta avanti con Dalago. Jansson cerca il compagno, pallone recuperato da Oberauk, no, perché Fadanelli lo anticipa, però poi la conclusione viene neutralizzata da Raffel. Ancora in attacco il Pressano, che riparte da una rimessa laterale. Fadanelli questa volta chiama lo schema, lo scambio con Dalago, poi Fadanelli per Jansson, Dalago si alza, palleggio. Fadanelli per Dalago, Jansson, ancora Dalago e rete. Conclusione sporcata dalla difesa, ma Pressano riparte da Alessandro Dalago e soprattutto conquista il 15-9, che diventa subito un 15-10 perché Branch con una fucilata colpisce il palo e poi la palla finisce in rete. Squadre che ovviamente devono recuperare concentrazione e ritmo dopo l'intervallo. Jansson, Fadanelli, adesso Sontacchi esce, si alza anche Alberino, Alberino ha il pallone in mano, serve Fadanelli che vede dal lago coperto, Fadanelli è il palo a dirgli no, ma occhio qui perché Starcevic viene sanzionato con 2 minuti di sospensione dal direttore di gara per una spinta proprio su Fadanelli. Va a prendersi il pallone German Alberino, ormai rigorista di questo Pressano. Curiosità, ha ereditato praticamente questo incarico dal suo predecessore Adriano Di Maggio, mentre Bortolot effettua l'ingresso in campo. Samuele Bortolot, nazionale italiano di beach handball, cercherà di vanificare il tentativo di Alberino e lo fa benissimo. Palla che però poi finisce in rimessa laterale e quindi Pressano può ricominciare ancora una volta dall'attacco. Resta a Revali Bortolot, gigante veneto. Questa è la terza stagione all'Eppan, ha giocato nel Malo, cresciuto praticamente con un ex giallonero, Andrea Argentin. Qui Jakemet servito, ma ancora Bortolot, 2 su 2 per lui. Oberauk predica calma, Lazarevic per Branch, effettua l'ingresso in campo anche Moritz Pirker, che consiglia la posizione a Slicevic, che si va a piazzare a Fadanelli e Jansson. So Pirker, Lazarevic, scambio repentino di pallone. Adesso anche Oberauk, Oberauk sale, vede Branch, Branch ha cercato l'assist per Slipcevic, ma gli è sfumato perché nel frattempo il pivot gialloblu era stato coperto dalla difesa giallonera e qui Alberino in contropiede realizza un gran gol, Franz. Un gran gol, una bellissima seconda fase, leggermente ritardato il passaggio su Dalago che poi accelera. Dalla palla Alberino lanciato in contropiede e questa volta l'ala giallonera erede, dici bene, di Adriano Di Maggio. Dopo un rigore sbagliato infila la porta dell'Appiano.
Appiano che non resta fermo a guardare. Branch, ancora Pirker, fermato però molto bene da Nicola Moser. Moritz Pirker qui tentenna, poi serve Zlicevic che non sa cosa fare, allora si affida a Branch, rete di Branch, 16-11, toglie le castagne dal fuoco in una fase abbastanza confusa in attacco per Leppan, che però si è tramutata in un'occasione prolifica visto che ha realizzato la rete del meno 5. E ancora una volta è Branch il salvatore dell'Eppan. Sì, Branch ha raggiunto la quarta rete, era partito benissimo, poi il suo mister l'ha levato, ha perso forse un po' di lucidità, comunque 2 su 2 anche in questa ripresa, non sbaglia un tiro, bravissimo giocatore. Ora vediamo la Piano che sta organizzando una difesa, resta sempre in 6-0, vediamo se riusciamo a metterli in difficoltà. Palla Jansson, Dallago, Alberino, Dallago, Fadanelli, finta, palla Dallago, nell'angolo Alberino che infila la rete. Una rosca di Alberino che era indeciso se andare al tiro o meno, poi era lì, ha provato la conclusione, praticamente ha trovato un pertugio tra le gambe di Raffel e ha realizzato la 17ª rete del Pressano. Risponde Lazarevic, fermato però in maniera irregolare dalla difesa giallonera, c'era Loizos sulla sua conclusione. Riparte allora Leppan. Starcevic rientrato in campo, ex Buzen e Meran, e ancora una volta Loizos sontuoso su un tentativo altrettanto fantastico di Branch, e Loizos che probabilmente ha colpito con la fronte il palo nella parata precedente. E ha bisogno di essere soccorso dal personale medico. Ghiaccio per Nicoloizos, vediamo se è, eh sì, sembra in grado di riprendere il match. Spavento per il Pressano. Loizos però sembra essersi ripreso e poi va a scherzare con Facchinelli. Facchinelli che era già pronto però a essere chiamato in causa. Facchinelli che è stato protagonista nel match d'andata, Franz. Non ho capito, scusa. Facchinelli che è stato protagonista nel match d'andata. Facchinelli che è stato protagonista nel match d'andata, l'unica partita sbagliata da Loizos, penso, da quando è in Italia, da quando è qua con noi. No. La giornata storta, è entrato a 10 minuti dalla fine e ci ha consentito di pareggiare la partita con due bellissime parate. Ora ancora Fadanelli, lanciato sui 6 metri, tenta la girella, questa volta non riesce. Parata di Bortolori, parte la Piano, ancora Branch, Starcevic e prima rete di Lazarevic. Lazarevic che si è trovato un'autostrada davanti e giustamente si è infilato e ha trovato il 12° gol dell'Eppan. 17-12 il risultato, e Lazarevic che finisce nel tabellino di questo match. Jansson, Fadanelli, Jansson serve molto bene Sontacchi, però fallo in attacco e tentativo di contropiede per Rauch. Una rete strepitosa, però aveva commesso invasione e quindi annullata giustamente la marcatura a Jano Berrauch, che aveva carpito il pallone al volo eludendo la marcatura dell'avversario. Peccato. Ed Eppan che adesso deve difendere per impedire al Pressano di salire a più 6. Fadanelli si alza, aveva cercato Dallago, poi cerca la conclusione, colpisce in faccia a Bortolot che si arrabbia con il centrale giallonero. Addirittura è dovuto intervenire l'arbitro che sanziona con 2 minuti di sospensione entrambi. Bortolot che era stato colpito involontariamente ovviamente, poi Fadanelli vediamo che si fa scusare con Gagovic. Bortolot si era arrabbiato perché pensava che la conclusione in faccia fosse volontaria,
però ovviamente era l'unico spazio che aveva trovato purtroppo Fadanelli. E Bortolo e Fadanelli, protagonisti di questo screzio, rumoreggia il palavis. Sono episodi che vorremmo non accadessero, però ritorniamo al match, perché cambia adesso l'incaricato al tiro dai 7 metri. Al posto di Alberino si presenta Gabriele Sontacchi. Entrambe le squadre con un uomo in meno. Raffael, che per forza di cose deve prendere il posto di Bortolot. Raffael, ma Sontacchi è più lesto di lui, cerca l'angolino, trova il 18-12. Siamo adesso entrati nel 40° minuto di gioco. Singer, il team guidato da Milan Gagovic, cerca adesso con l'extra player di eludere l'uomo in meno, che in realtà non c'è perché entrambe le squadre hanno subito la sospensione. Trova la seconda rete Lazarevic, 18-13. Vedremo se risponderà nello stesso modo anche Sandro Fusina. Sì, perché Loizos va in panca. Al suo posto doveva entrare Moser. Attenzione qui, Jakemet ha cercato di guadagnarsi un tiro dai 7 metri. Non è lo stesso avviso direttore di gara. Adesso entra Moser al posto di Loizos. Rispondono con le stesse armi entrambe le squadre. Moser si piazza doppio pivot, a triplo, attenzione qui a Sottacchi, e rete. 19-13. Raffael si alterna ancora una volta con Singer. Curioso questo frangente di partita, Franz. Sì, secondo me la piano ha leggermente cambiato modo di difendere, sono molto più aggressivi nelle uscite, restano più spazi per il nostro pivot, e giustamente noi dobbiamo giocare sul pivot. Ora bellissima rete di Starcevi. Attenzione che se va in partita Lazarevic possono diventare molto pericolosi. Seconda rete consecutiva per Lazarevic, lui è uno che se va in partita può mettersi in grandissima difficoltà. Attenzione adesso che il Pressano attacca, è stata segnata una marcatura in più all'Eppan sul tabellone di gioco. Attacca ancora il Pressano con Fadanelli dal lago, la finta che elude Lazarevic e poi la conclusione alta, e c'è un no di delusione che si è alzato qui nel palavis. Nel frattempo ripristinato il punteggio 19-14, potrebbe adesso diventare 15 il numero di reti realizzate dall'Eppan. Vediamo come si concluderà questo attacco dal lago, che sinora aveva abituato sin troppo bene i tifosi gialloneri. Ci sta la delusione generale. Sinora però partita ottima quella condotta dal terzino nativo di Mezzocorona. Attacca l'Eppan. Adesso non c'è Slipcevic, ma Widenhofer nella posizione di pivot. Lazarevic, ancora una rete per lui. Sale in cattedra Uros Lazarevic nel momento del bisogno, 19-15. Conclusione anche questa sporcata da una deviazione della difesa. Poco importa, perché trova il meno 4 l'Eppan e soprattutto ritrova maggior fiducia e volontà di riaprire la gara. Vediamo però cosa farà adesso il Pressano. Jansson dal lago, Fadanelli cincisca un po' col pallone, cade per terra Lazarevic, recupera il pallone Singer, la sfera adesso è proprio nelle mani di Lazarevic, che viene scrutato da Jansson, poi qui il pallone
c'è stato uno scontro tra Sontacchi e Singer. Sontacchi però viene punito con una sospensione. Pressano con lui in meno. Dai 7 metri si sfidano Oberrauch e Facchinelli. Sinora 2 tiri di rigore. Una rete di Starcevic e una traversa colpita sempre dal terzino, mentre questa volta non può nulla Facchinelli. Oberrauch realizza anche il 19-16. Ed occhio perché si assottiglia adesso il margine. Pressano, che conduceva con 6 reti di vantaggio, vede Leppan farsi sotto da 19-13 a 19-16 in poco meno di 4 minuti. Dal lago si alza anche il grido del Palavis, ma anche la traiettoria di questo passaggio di Dal Lago troppo alta per Kasper Jansson. Ed Eppan adesso alza il ritmo perché sa che il Pressano non è concentrato, sa che il Pressano in questo momento è più dedito all'errore, mentre qui clamoroso il fallo in attacco per commissione di passi. Ed Eppan che perde il pallone, serve una scossa al Pressano. Sandro Fusina cinge già il cartellino verde del timeout in mano. Vedremo se ne soffrirà proprio in questa azione. Nel frattempo si alza Nicolas Dainese, terzino italo-ungherese che non è al meglio della forma, la sta recuperando dopo il lungo infortunio che l'ha tenuto per 6 mesi lontano dal campo. Jansson sfratta il ragnetto dall'incrocio dei pali e 20-16, una rete che dà speranza, così come la parata di Nikoloizos. Rimane proprio sul 20-16 il risultato. Prima Jansson, poi Loizos. Sono i due stranieri del Pressano che cercano di dare una scossa alla squadra, mentre rientra in campo anche Alberino. Trova la parità il Pressano. Al posto di Sontacchi c'è Nicola Folgereiter, marcato da Branch e Lazarevic. Gioco sporco adesso. Dal Lago recupera un pallone che sembrava quasi perso. Dal Lago e qui sfondo, palla persa. Eppan che non deve perdere questo pallone. Eppan che ha la possibilità di andare sul meno 3, di ritrovarlo dopo il 19-16 di 3 minuti fa. Eppan che non segna da 3 minuti. Tempo che scorre velocemente qui sul tabellone del Palavis. Ovviamente ciò giova al Pressano che deve amministrare il vantaggio. Qui Stankovic fermato da Jansson. Qui balzo di Sandro Fusino alla panchina che chiede a Fadelli di marcare alto su Lazarevic, che è diventato il fulcro offensivo di questo Eppan. Parata ancora di Loizos, bassa sulla conclusione dell'attacco gialloblu, mentre Starcevic per Lazarevic. Ancora Stankovic, serve Starcevic, poi Lazarevic trova sul suo cammino ancora un fantastico Nikoloizos. 4 parate consecutive per l'estremo difensore ellenico, 4 parate che sono praticamente come 4 gol, che sono gli stessi che dividono Pressano ed Eppan. E vedremo se aumenterà il margine, perché il Pressano ha la palla in mano. Dal Lago, Fadanelli, scambio di posizione. Dal Lago adesso regista di questo Pressano che attacca con Fadanelli, parata e poi sul tapin. Fadanelli rimedia l'errore precedente, che era in realtà stato invogliato da una fantastica parata anche in questo caso di Christian Raffel.
più lesto, più abile, più famelico Nicola Fadanelli trova il 21-16 e proprio Gagovic non ci sa, chiama timeout. E adesso Franz, partita a corrente alternata, un po' il Pressano, un po' l'Eppan, girandola di emozioni, si ritorna però su un margine consistente di vantaggio per il Pressano, 21-16, quando mancano poco meno di 15 minuti, c'è lo sprint finale che ci rivelerà quale sarà la squadra che andrà a conquistare due punti, oppure vedremo se come all'andata le due squadre si spartiranno la posta in palio. Sì, partita certamente non ancora decisa, e tanti sbagli nostri in attacco, soprattutto un po' di palle perse da Lago, che dovrebbe dargli 2-3 minuti di riposo perché ha dato tantissimo e le ultime palle perse sono sue. È salito in cattedra Nicolas Loizos, per fortuna nostra Nicolas Loizos. Attenzione, nuovo pericolo, sono tacchi, 2 volte 2 minuti, gioca anche la fase difensiva, deve stare molto attento a non essere escluso perché è troppo importante per noi questo giocatore. Partita assolutamente non conclusa, Lazarevic che è rientrato in partita, è stato bravo qua Nicolozos. Vedo adesso che l'allenatore della Piano fa riposare Lazarevic e noi vediamo, questa volta facciamo riposare Dal Lago, giustamente come secondo è entrato Nicola Folgereiter. Vediamo ancora di aumentare l'intensità difensiva perché la partita non è certamente decisa. Attacca la Eppan, Stankovic in velocità, serve Starcevic, poi Oberauk si alza, finta di tiro, palleggio, un assist per Stankovic che non sa a chi passare la palla perché viene marcato stretto, e poi qui trova una gran rete Nicola Stankovic perché nonostante avesse 3 difensori addosso ha trovato l'unico spazio libero, si è infilato e ha segnato il 21-17. Pressano che aveva condotto una fase difensiva perfetta ma che poi si è fatto abbaiare dall'unico momento di confusione di Nicola Stankovic in attacco, che è stato un po' come il Bagnese, gli è salito alle stelle e quell'attimo di lucidità è bastato per un guizzo vincente. Ferma il gioco il Pressano, timeout chiamato da Sandro Fusina e le squadre che dopo poco meno di un minuto si ritrovano ancora in cerchio ad ascoltare il proprio coach, a cercare la mossa vincente. Cerca lo scacco matto il Pressano, cerca la risalita invece l'Eppan. Franz, 2 punti per cui il Pressano dovrebbe chiudere la partita e invece l'Eppan riaprirla. Il Pressano deve chiudere la partita, dobbiamo insistere a giocare di più su Sontacchi, secondo me dobbiamo limitare le palle perse perché sono quelle un po' che hanno fatto rientrare in partita la Piano, dobbiamo giocare un po' tranquilli, cambiare il ritmo d'attacco. Una brutta notizia, Nicolas Dainese non è ancora pronto e questo per noi, per le nostre rotazioni era molto importante, però vedo che il nostro mister non si arrisce ancora e dopo un mese di preparazione purtroppo il terzino giallo-nero non è ancora pronto. Vediamo che la Piano cambia difesa, me l'aspettavo, e vanno a uomo su Fadanelli cercando di mettersi in difficoltà. Ora qua deve attaccare bene Jansson. Cambio di difesa della Piano e vediamo quali frutti porterà. Qui fallo di Widenhofer su Jansson, si continua a giocare però Dal Lago, serve Sontacchi come ha suggerito Francesco De Vigili, e Sontacchi non delude le aspettative del mio compagno di telecronaca perché realizza un gol con una girellina che beffa Raffel e porta il Pressano su più 5, 22-17. Ma rimanete incollati al teleschermo perché ricordiamo all'andata mancavano 5 minuti alla fine e il Pressano ha regolato le 3 reti di svantaggio. Vedremo se l'Eppan sarà capace di ripetere l'impresa compiuta dai gialloneri. Oberauk mette il primo tassello, 22-18, mancano esattamente 11 minuti, 660 secondi.
al verdetto finale. Jansson per Jake, metto per Rauca, uomo su Fadanelli, si alza anche Stankovic su Dall'Ago, poi rientra in difesa per coprire su Sontacchi e dare una mano a Branch o Berrauk. Adesso 4-2 dell'Eppan in difesa con Wiedenhofer o Berrauk. Si aprono anche gli spazi, Dall'Ago potrebbe guardare Alberino, poi Fadanelli cerca Jakemet, si gira Sontacchi, c'è Dall'Ago. Nel frattempo Alberino è tutto solo lì sul corner destro. Oberauk a uomo su Jansson, Dall'Ago, Jakemet, peccato perché se fosse rimasto in posizione avrebbe avuto una buona posizione per andare al tiro, invece si è alzato, ha cercato lo spazio tra il primo e il secondo Fadanelli, Dall'Ago, Cressano che perde palla, ancora Oberauk con la sfera e qui 22-19, seconda rete consecutiva per Oberauk. Dalle sue mani passano le speranze dell'Eppan. Gagovic ha capito l'importanza della sua ala destra, che in effetti si è caricato il proprio team sulle spalle e pian piano sta rosicchiando il punteggio. 22-19 adesso. Jansson, difesa veramente stretta, e pugnace quella dell'Eppan, in difficoltà il Pressano, recupera un altro pallone l'Eppan, il pallone ancora Oberauk, attenzione a Branch che scatta, 22-20 Branch, 3-0 dell'Eppan, incredibile, l'avevamo detto, rimanete incollati agli schermi perché non sono finite le emozioni di questo derby tra Pressano ed Eppan e il giallo-blu. I Leoni sembrano averlo recepito e stanno ruggendo. 22-20, Sontacchi attacca Dall'Ago, occhio a Fadanelli che chiama il pallone ma non viene visto da Dall'Ago, in effetti era stato anche marcato stretto da Slipcevic e in maniera forse troppo veemente, perché Slipcevic poi si deve accomodare per altri 120 secondi in panchina. Cartellino giallo anche per Gagovic che si è lamentato della decisione arbitrale. Rientrato Dainese, è in affanno adesso il Pressano. È in affanno, c'è un chiaro calo fisico, mancano ancora quasi 10 minuti alla fine della partita, è entrato nel roster Dainese, speriamo che dia il suo contributo. Ripeto, noi dobbiamo giocare molto molto di più su Sontacchi. Palla in angolo e in fila! Jakemet, bene così, più 3, partita ancora bellissima. 23-20, Jakemet come una tigre nel momento del bisogno, risponde alla morsa dei Leoni e riporta a più 3 i suoi. Occhio adesso a Branch per Starcevic, Stankovic ha tagliato Branch, però Stankovic preferisce affidarsi a Starcevic, qui passi di Oberauk e Pressano che recupera fiato e può portarsi adesso sul più 4. Occhio a Nicolas Dainese che è in cerca di riscatto, ha tanta fame perché è dovuto rimanere per un periodo sin troppo lungo a guardare i propri compagni qui sulle frequenze di Eleven Sports e al Palavis, e adesso vuol dimostrare tutto il suo valore, lo aveva fatto dire nella prima parte di stagione, grandi potenzialità sia per il team trentino che per la nazionale italiana, quelle di Nicolas Dainese, non da meno quelle di Nicola Fadanelli. 24-20 e Raffael disperato chiede il cambio, si avvicina adesso con Bortolot, Bortolot che sinora ha avuto una resa molto alta, è dalle sue parate che Gagovic vuol recuperare lo svantaggio, lancia ancora Zdicevic che ha scontato la squalifica. Stankovic affronta da solo la difesa e ancora una volta, nonostante
fosse marcato da tre difensori. Stankovic ha appoggiato semplicemente il pallone in porta. Nikola Stankovic, terzino serbo, che sicuramente sarà l'indiziato speciale di tutte le altre squadre della Serie A Beretta, perché stasera ha fatto vedere dei bellissimi numeri e soprattutto tanto, ma tanto, tanto spessore. Atleta giovanissimo, ha poco più di 22 anni e tantissimo da dimostrare, ma anche tantissimo da farci vedere e meravigliare qui dal lago. Cerca con l'esperienza di perdere tempo, ma soprattutto di mantenere il pallone in attacco. Serve Alberino, difesa alta dell'Eppan, a cercare di destabilizzare l'attacco del Bressano, e poi Dainese al lato. Peccato, Franz. Dainese al lato, ben orchestrata l'azione. Ora fischiati i passi a Stankovic, palla recuperata, ingenuità qua della Piano. Noi dobbiamo stare tranquilli, abbiamo ancora un time out a disposizione. Qua è buona l'entrata di Dainese, abbiamo dato un po' di respiro a Jansson, che ne aveva bisogno, aveva sempre giocato, ha bisogno di riposo da lago. Qua le castagne dal fuoco deve tirarcele fuori Fadanelli, secondo me, con le sue giocate. Ora ancora dal lago, che subisce un buon fallo, palla al Bressano, vediamo di portarla a casa. Attacca Fadanelli, rete! 25-21, riparte però in velocità l'Eppan, ha poco tempo per recuperare, mancano poco meno di 5 minuti tra l'altro. E un fattore su cui dovrà lavorare mister Gagovic saranno sicuramente le troppe palle perse in attacco per passi. Sì, hai detto bene, passi, alcuni discutibili, ma se li fischia, insomma, sono sempre al limite dei passi. Ora buona rete di Starcevic, che è un po' sparito dalla partita per nostra fortuna. Ogni tanto fa vedere che è un buon giocatore, però da lui bisogna aspettarsi molto di più, secondo me. E comunque ora cambio di difesa, due uomini fuori, cerchiamo di non perdere il pallone. Rientra Jansson, che ha la palla, il pivot terra libero, non se ne accorge Jansson, palla all'angolo. E qua perdiamo un pallone in maniera incredibile. Attenzione, mancano ancora 4 minuti. Eppan ha veramente le occasioni contate, ma sappiamo che la palla a mano riserva tante emozioni, e quindi tre reti da recuperare non sono poi così tante. Questo attacco ci rivelerà le ambizioni dei gialloblu, smorzate però dall'ennesima parata di Nicolò Zos, che adesso incassa l'applauso del pubblico presente al Palavis. Una parata fondamentale, quella del portiere greco. Adesso il team ospite marca uomo, però si fa sfuggire Jakemet, che ha realizzato, viene fischiato un fallo, quindi la rete non è valida. Mancano 3 minuti. 180 secondi al termine del match. L'Eppan ci crede ancora, il Bressano vuole chiudere la partita su questo errore, però attenzione Nicola Moser, un intervento fantastico, è entrato dalla panchina e recupera un pallone che veramente poteva far male. Qui poi 3-3 dell'Eppan. Fadanelli cerca di perdere tempo, serve il compagno di squadra di nazionale Sontacchi, che la prende con una mano, nemmeno il tempo di stringerla tra i polpastrelli, perché la palla è stata appoggiata delicatamente in porta per il più 4, che a meno 2 minuti dal termine segna un po' il solco. Questa palata di Loizos poi non fa che mettere benzina sul fuoco, perché manca veramente poco e si riducono al lumicino le possibilità dell'Eppan di pareggiare addirittura il match, e forse questo intervento un po' spegne quasi del tutto le speranze altoatesine di recuperare lo svantaggio. Vedremo però come reagirà, perché l'Eppan non si dà ancora per vinto. Adesso si passa a una difesa a 4-2
con Singer su Dallago e Oberrauch su Fadanelli. Iachemè! Pallonetto morbido che beffa Bortolotto. Non era facile perché Bortolotto comunque è abbastanza alto, sopra addirittura la traversa alta 2 metri, quindi è riuscito ad appoggiare con delicatezza questo pallone alle spalle dell'estremo difensore veneto. 27-22, ultimo minuto di gioco. Moser recupera con il piede il pallone, quindi a piano ancora in attacco, e ormai si gioca solamente per il risultato. Pressano che incamera altri 2 punti fondamentali visti i successi delle avversarie dirette. Il Brixen nel frattempo ha sconfitto il Cassano Magnago al pallaghetto 30-25, 31-16 è il risultato con cui il Conversano ha superato la Team Network Albatro. Rinviata Trieste Bolzano, adesso cartellino rosso per Sontacchi che si deve accomodare in tribuna e, guardando agli altri match, ha riposato la Raimon Sassari, classifica che non cambia praticamente tutte le prime 5, anzi anche le prime 6 della classifica vanno a ottenere una vittoria, e quindi più 2, ovviamente escludiamo il Sassari che, come detto in precedenza, ha effettuato il turno di riposo. Vetta sempre di proprietà pugliese, Junior Fasano che sale a 25 punti, sale a 21 punti con una partita in meno il Pressano, che raccoglie l'applauso non solo del pubblico ma anche degli avversari. 27-22, adesso il campionato si ferma fino al 12 febbraio, ma la pallamano italiana continuerà a dare spettacolo anche nel prossimo weekend con la Final 8 di Coppa Italia in programma a Salso Maggiore Terme. Entrambe le squadre che si sono contese 2 punti qui al Palavis saranno presenti. Eppan affronterà il Fasano capolista, mentre ci sarà un altro derby per il Pressano che affronterà il Merano. Noi ci rivediamo invece qui, Franz, il 12 febbraio per un match ad alta quota, un match scintillante, quello che opporrà il Pressano alla Junior Fasano. E noi aspettiamo gli amici pugliesi. Oggi buonissima partita, bella reazione, gara non facile, l'abbiamo portata a casa anche con un po' di esperienza, col cuore l'abbiamo voluta, e ora buona Coppa Italia ai nostri telespettatori, buona partita con il Merano. Un saluto a tutti gli spettatori di Eleven Sport. Allora vi diamo appuntamento qui il 12 febbraio, Pressano Fasano, ma non perdetevi la Final 8 di Coppa Italia, continuano le emozioni della Serie A Beretta. Amici della pallamano italiana, noi vi auguriamo una buona serata, buona pallamano a tutti, arrivederci.